Possiamo incominciare con l'esecuzione dell'inno nazionale. Allora, passiamo all'appello. Bergesio sta arrivando. Marengo mi ha avvisato che arriverà tra un quarto d'ora. Milazzo, idem. Per motivi di lavoro, esatto. Gli assessori sono tutti presenti. Nomino scrutatori, si accettano i consiglieri Ambrogio, Isu, Elena. Grazie. Allora, diamo inizio al primo consiglio di autunno e passo la parola al sindaco per alcune comunicazioni, ne farò poi anche io alcune. Intanto una prima comunicazione relativa ai lutti che hanno colpito la nostra città. In particolare, a fine luglio è mancato il nostro ex dipendente comunale in pensione, giardiniere, il signor Stefano Scrimadore della squadra tecnica. Il 14 settembre è mancato il signor Angelo Trigo, il papà del nostro dipendente Giuseppe Talarico, della ripartizione dei lavori pubblici, e sono mancate dei congiunti relativamente della consigliera Milazzo, la suocera, e della sottoscritta, la suocera. Credo che a questi lutti vada aggiunto la grossa impressione che ha fatto la notizia della scomparsa in maniera tragica della signora Cavallotto, che ovviamente ha colpito la città, una famiglia molto conosciuta, molto, molto nota in città, e quindi
a loro come alle precedenti famiglie sono arrivate i sensi e le comunicazioni delle condoglianze da parte dell'amministrazione. Credo che le comunicazioni sia assolutamente opportuno ricordare che abbiamo appena terminato un momento veramente molto magico e molto molto importante della nostra città, ed è l'11ª edizione di e l'occasione per ringraziare chi allora iniziò, il consigliere Somaglia, allora era assessore e fece la prima edizione con il sindaco Guida, e sui dati di CIS, sui riscontri, sul lavoro, sull'accoglienza, sulla sicurezza, sugli aspetti più diversi, credo che ciascuno di voi che ha partecipato ha potuto vedere come questa manifestazione, fortunatamente nata da un'intuizione appunto di Carlin e dell'allora sindaco Guida, sia diventata una manifestazione di carattere mondiale, oramai riscontrabile sia nelle presenze e sia soprattutto nella presenza sui media, sui media di settore, e non soltanto sui media di settore. Ma aspetto molto importante come in questi anni abbia forze dell'ordine, di coloro che erano preposti nei vari settori, ma credo che vadano ringraziati i volontari che hanno dato un grande stile. Pensiamo soltanto alla protezione civile e al lavoro fatto con i parcheggi, piuttosto che agli alpini, piuttosto che ai carabinieri in congedo, piuttosto che l'aspetto molto importante del presidio del rifiuto, con il ovviamente a questo uniamo la Croce Rossa, e che rischiavo di dimenticare perché non avendo avuto interventi fortunatamente di alcun tipo rilevante, e ovviamente una presenza capillare e anche molto specifica delle forze dell'ordine, che ha permesso però al tempo stesso una collaborazione, grazie anche ad un lavoro fatto con i vigili del fuoco, piuttosto che con la questura, piuttosto che con la prefettura, piuttosto che con i carabinieri, con la Polizia Municipale, la Guardia di Finanza, la Polizia di Stato, ha permesso di avere una manifestazione al tempo stesso con un altissimo